ringrazio per la presenza di partecipanti. Saluto il professore Carmine Pinto, docente di storia contemporanea dell'Università di Salerno. Questa è Lanza, che conosco da tempo, giornalista del nostro territorio. Ringrazio il presidente Lavoloco che ha organizzato insieme ai suoi collaboratori questa presentazione del libro, La guerra per il Mezzogiorno. Da quello che ho cercato di capire, si tratta di un'analisi attenta, storica, politica e sociale, che riguarda poi non soltanto aspetti regionali, ma anche nazionali ed europei, e che si sofferma su un decennio storico particolare, quello del 1860, tra il 1860 e il 1870, che è il periodo dopo la unificazione dell'Italia. In effetti, da questa analisi che viene attuata nel libro La guerra per il Mezzogiorno, vengono sfatati alcuni miti e confutati alcuni miti che in effetti tutti crediamo siano validi perché c'è stata una grande divulgazione attraverso pubblicazioni di varia natura. In primo luogo, la unificazione d'Italia viene considerata erroneamente, forse, una conquista di tipo proprio coloniale del sud da parte del Regno dei Savoia. Nello stesso tempo si dice che il Regno delle Due Sicilie rappresentasse una isola di prosperità e di benessere che garantiva sia libertà alle genti del sud e nello stesso tempo benessere di tipo economico e che il brigantaggio ha rappresentato un momento di correlazione con i Borboni e anche con il clero che perpetrasse nei territori vari tutte quelle azioni, diciamo tra virgolette, illegittime di devastazioni di varia natura, proprio per cercare di garantire dal punto di vista politico libertà al popolo e nello stesso tempo dal punto di vista sociale, per cercare di garantire momenti economici positivi per le popolazioni dell'Italia meridionale. Che i meridionali, si dice ancora, non abbiano mai condiviso la unificazione del Regno d'Italia. Ebbene, questo non è vero, perché si sa che i meridionali parteciparono anche, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista militare, all'unificazione del Regno d'Italia, che gli stessi in effetti seguirono i garibaldini durante questa risalita nella Italia per intero e che il ripristino, il restauro che i Borboni volevano, in effetti fu qualcosa che non avvenne perché tra l'altro anche soggetti che appartenevano e che coprivano ruoli importanti nel regno dei Borboni abbandonarono i Borboni stessi come il capo del governo ed il ministro della guerra e che in effetti tutte quelle situazioni poi che vigono e che esistono e che si dicono a proposito della condizione negativa dell'Italia meridionale rispetto al nord che si è verificata nel tempo, sia collegata a questo momento particolare, forse non è totalmente vero. Cioè, vengono prese in esame questi vari aspetti nel contesto del libro La guerra per il Mezzogiorno e si cerca di evidenziare da quello che ho inteso questi punti. Noi ci troviamo in un territorio, sappiamo tutti, dove di fatto il brigantaggio è esistito, un brigantaggio che è correlato con la figura di Antonio Franco, il quale, come tutti sappiamo, divenne brigante perché in un momento successivo all'invio di una missiva tramite Antonio Franco al Tribunale di Lagonegro da parte del sindaco di Francavilla, in cui c'era scritto che avrebbero dovuto per l'appunto trattenere, colpire, punire il brigante Antonio Franco perché era una persona di cui non ci si poteva fidare, rendendosi conto Antonio Franco di questo che c'era nella lettera perché aveva imparato a leggere durante il servizio militare e aveva potuto apprendere quello che c'era scritto, ritornando a Francavilla decise di catturare il sindaco, lo portò sul pollino e lo uccise. Da quel momento cominciarono e si portarono avanti le azioni del brigantaggio nel territorio, ma risulta anche che le popolazioni locali e i contadini seguivano in effetti Antonio Franco e che almeno da quello che risulta non trattasse male le genti di questo nostro territorio e che
poi in una fase successiva fu inviato il capitano di Annarelli per cercare di sopprimere il brigantaggio, il quale capitano della Guardia Nazionale di fatto non si comportava in maniera eccellente nei confronti delle popolazioni locali, ma agiva, faceva e portava avanti soprusi. Per cui cioè, la mia domanda è che sulla base di questa attenta analisi storica effettuata nel libro e sulla base di quanto noi sappiamo del fenomeno locale del brigantaggio, si possono avere delle risposte certe, cercare di correlare i due elementi in maniera abbastanza chiara per cercare di essere noi a conoscenza in maniera adeguata del tutto. Vi ringrazio di nuovo tutti per la presenza, non mi dilungo perché sono curioso di apprendere tante belle cose questa sera. Grazie.